Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Oggi di corsa, di fretta. Mi sono fatto 6 apiscampi usando un foglio di masonite da 4 mm, acquistando i dischi a 1,70 € l'uno più 1,50 € di masonite. Il bordino l'ho ricavato dai tagli che avevo effettuato per fare i melari, quindi per portare le tavole dei melari all'altezza corretta. Ho eseguito uno scavo in cui ho incastrato il foglio di masonite e l'ho incollato. La porticina penso che la ricaverò da un pezzo d'alluminio tipo questo, farò una fessura qua nel lato in maniera che la si possa aprire dall'esterno. Eventualmente la farò in un secondo momento perché adesso proprio non avevo tempo, sono arrivato giusto giusto prima di partire. Le dimensioni esterne sono quelle di un melario, quindi 500 mm per 435. Ho praticato un foro da 60 mm nella parte centrale e poi ho applicato il disco con delle vitine. Le dimensioni del bordo sono 24 mm per 20 con uno scavo di 10 mm e la larghezza della lama che è 3,5, così è venuto un accoppiamento abbastanza forzato che non avrebbe neanche richiesto l'utilizzo di colla, ma ho preferito mettergliela. Non sono stato fare tante finezze, per cui ho fatto i tagli dritti e avremo due bordi da 500 mm e altri due da 395, contando appunto che il bordo è largo 20 e si infila per 10, per cui avremo 395, 20 e 20 che danno 435 mm. Sono in partenza per la Piaria Monferrato, penso di metterli appena arrivo, quindi dopo pranzo, e di togliere i melari lunedì, chiaramente se il miele è opercolato e se i melari sono pieni. Per chi non sapesse cos'è l'apiscampo è praticamente un coperchio che si mette sotto al melario, che serve per far scendere le api che passano da questi passaggi qua e poi difficilmente riescono a risalire. Ci sono questi fori per cui le api che sono nel melario vedono sotto, dicono: cavolo, sotto c'è la festa, ci sono tutti quei fuchi in perizoma, andiamo un po' a controllare. O forse perché sentono il feromone della famiglia. Comunque cercano una via d'uscita, passano sotto e non riescono a risalire, o comunque riescono più difficilmente a risalire che a scendere. Questo comporta di avere un paio di giorni a disposizione oppure di ritornare un paio di giorni dopo che lo si è messo in apiario. Quindi se uno ha apiari distanti non è comodissimo. In alternativa si può usare un soffiatore, si posizionano i melari in verticale sopra le arnie e si soffiano via le api fondamentalmente. Va anche meglio per grossi volumi, si va in giornata in apiario, si soffiano le api e il gioco è fatto. Quindi io adesso andrò a controllare lo stato dei melari. Per esempio, qua dove ci sono due melari, quello sopra dovrebbe essere completo. Se non è completo, lo completo io magari spostando i telaini di quello di sotto e poi metto l'apiscampo in maniera che le api rimangano confinate in questa parte qua di arnia. Poi fra 2 giorni rimuoverò i melari. Andiamo a controllare. Vediamo che hanno iniziato ad opercolare, non ancora del tutto, per cui niente, le lascerei ancora opercolare i telaini e non metterò l'apiscampo. Preferisco comunque che il miele se lo asciughino loro e non metterlo in deumidificazione fondamentalmente, d'altronde è il loro lavoro. Questo già anche bello opercolato. Andiamo avanti così a puzze, brave. Mi sa che qua porterò via coi portasciami perché
Perché il tiglio sta facendo una cosa strana, è a una settimana dalla fioritura, con 2 settimane d'anticipo. L'ho visto anche in altri posti, mi hanno mandato anche uno di voi mi ha mandato una foto dalla Svizzera, è già praticamente fiorito. E però bene, ho fatto gli apiscampi di corsa, ma alla fine non sono serviti, però anche qua già ho percolato. E qua ci stanno lavorando le signorine. Quindi, tirando le somme, gli apiscampi non li ho messi perché il miele non è ancora completamente opercolato. Preferisco lo asciughino loro e lo percolino piuttosto che deumidificarlo. E quindi se ne riparla la prossima settimana. Un 60 kg di acacia su 6 famiglie dovrei riuscirli a fare. Spero anche qualcosa di più, ma non voglio fare lo sborone, e vedremo la prossima settimana quello che togliamo. Siccome il tiglio è già molto avanti e non ho tantissimi melari, credo che i telaini li metterò direttamente nei portasciami e li porterò in smielatura, così in maniera da poter subito mettere gli altri. Mal che vada, mi costruiranno i foglicerei col tiglio. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere, soprattutto per quanto riguarda la porticina che permette il passaggio attraverso il portasciami, fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie a tutti quanti per la visione, a presto, ciao!